un centro di ascolto Caritas nel cuore di Casalecchio, in uno degli snodi della città, come la stazione ferroviaria di Via Ronzani. Inaugurato il centro di ascolto zonale, con tutte le Caritas della zona pastorale che qui convergono in una struttura che, grazie alla collaborazione con il comune di Casalecchio e le ferrovie, abbiamo avuto così a disposizione per creare questo centro d'ascolto, che si è collocato in un luogo così di passaggio, un crocevia di storie, di percorsi, e vuole essere anche proprio anche un segno della Caritas e quindi della Chiesa nei territori dove la gente vive, va al lavoro, ritorna a casa la sera. E qui noi, i nostri volontari, i volontari delle tutte le parrocchie di Casalecchio, ascoltano le persone e per poi indirizzarle eventualmente a servizi o accompagnamenti. Per noi dare un locale che è della ferrovia, però è incomodato gratuito al comune, è qualcosa di importante per investire sulle difficoltà, sulla socialità del territorio. Famiglie in difficoltà che magari hanno problemi relativi allo sfratto o relativi alla sussistenza, effettivamente sono in aumento con l'aumentare anche dei costi energetici e della situazione post-Covid, però diciamo ci sono le potenzialità per dare una mano, ecco, finora si è riusciti. Per noi significa portare anche la presenza anche delle attività pratiche del Vangelo, quindi la carità, l'esserci, ma anche l'ascolto, perché siamo un centro di ascolto zonale, quindi diciamo il nostro obiettivo è quello di accogliere le necessità delle famiglie del territorio. Il punto diciamo di forza è perché è un progetto che è in collaborazione con tutte le parrocchie di Casalecchio, e quindi è un progetto fortemente voluto e che abbiamo costruito insieme, quindi è un punto di unità per tutte le Caritas parrocchiali di Casalecchio di Reno, sì. Soltanto come comunità si possono fare certe cose, e che poi fare queste cose aumenta il pensarsi in comunità, e abbiamo tutti bisogno di comunità, in particolare quelli che per tanti motivi si sono lontani, sono isolati, dobbiamo ricostruire le relazioni e qualche volta anche la relazione con se stessi. Il fatto che ci sia un luogo dove esisto, dove posso, dove trovo comprensione, attenzione, qualcuno che mi prende sul serio, che mi dà valore, insomma, credo che davvero è importantissimo. In una goccia vedo l'oceano. Mi sembrava giusto, io mi auguro che in questa goccia di ascolto e di attenzione tanti possano vedere un po' un oceano di amore e di attenzione che restituisce comunque dignità e valore alla persona.